Ben ritornati nella nostra arena, nel nostro studio. Siamo sul palco con due persone a cui tengo tantissimo. Penso che noi tutti teniamo, sia Noemi e sia a Yuri. Ragazzi, vi devo lasciare da soli, mi dispiace. Giudici, non vorrei essere nei vostri panni. Però questo è quello che esige il pubblico, è quello che esige X Factor nella corsa per trovare il più bravo. Gli altri, purtroppo, prima o poi devono tornare a casa. Adesso voi dovrete decidere chi si merita di continuare questo cammino, si merita ovviamente grazie a tutte le performance che ha fatto su questo palco, e chi invece non solo non andrà in semifinale, ma non potrà neanche cantare il suo inedito. E sapete quanto è importante per un artista che ha sofferto su un palco e si è dato al massimo per tutte queste settimane, quanto è importante cantare una propria canzone. Adesso avete 30 secondi per pensare, valutare e decidere chi eliminare da adesso. Giudici, vi chiedo di prendere veramente tutto il tempo necessario per la vostra decisione. Morgan. Elimino Yuri. Perché Morgan? Perché Noemi ha fatto un percorso molto, molto giusto rispetto a quello che erano, che era la mia aspettativa e a quello che dovrebbero fare tutti, perché Noemi è stata di grande esempio, secondo me, e potrà, se rimarrà, ancora dare delle sorprese, musicalmente parlando, si intende. Grazie, Morgan. Simona. Noemi, sei stata molto brava, ha ragione Morgan quando dice che sei stato un grande esempio, oltre che essere veramente, diciamo, in un'edizione non così fortunata per le donne, sei riuscita a tenere alta la bandiera, insomma, delle cantanti, no? Italiane e dei cantanti donne. Detto questo, Yuri veramente ha fatto ogni sforzo, ha fatto veramente grande fatica. Solo per un motivo, per presentare il suo pezzo inedito. E qui per quel motivo io spero che lui lo possa presentare, per cui elimino Noemi. Simona ha eliminato Noemi, quindi deciderà Mara chi dovrà essere eliminato. Mara, ti chiedo veramente di... Una bella rottura di belle. Lo so. Lo so. Perché mi piacciono tutti e due, capito? Questa so. È una grande scocciatura, veramente speravo proprio di evitarla. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Che ma. Cazzo, il tempo. Che palle. Devo dire che veramente sono imbarazzata e non è che sono una che si imbarazza tanto, ma proprio due persone che mi piacciono, che hanno sempre cantato bene. Noemi è una grande cantante, si è veramente sempre esibita con classe e con una vocalità molto affascinante. Yuri è un ragazzo che palle, sta solfa, super convincente, è un ragazzo che ha cantato stasera in maniera... disperata quando ha fatto... Non si possono passare tutte e due.
No, non possono, Mara. Mi limito a questa sera, perché indietro dovrei veramente fare ancora più difficoltà. E devo dire che, per come stasera mi siete piaciuti, devo dire che ho preferito Yuri e eliminano Emi. Complimenti, Yuri. Complimenti. È tutto tuo. Tutto l'applauso, l'affetto. Ed è solamente un millesimo di quello che tu ci hai dato in queste settimane. Quello che vedi è un millesimo. Troppo carini, grazie. Ho fatto il mio dovere, spero. In queste settimane. Guarda, sono arrivati i ballerini, i ragazzi che lavorano con noi. Ciao! Tutti i ragazzi di Magnolia a salutarti. Morgan. Vuoi dire qualcosa, Morgan? Prego, vieni. Tieni il microfono. Ho sempre avuto bassa considerazione dell'ambiente discografico, questo volevo dire. No. Prego. E ne ho la riprova. Va bene, Noemi, sei molto brava e io invece di te ho un'alta considerazione. Mara, volevi rispondere? Potrà rispondere nei suoi daytime. Che quello che dice Morgan è un po' esagerato, ma comunque va bene, voglio dire, capisco che hai discusso. Hai fatto tanto. Va bene. No, ma non è. Ma lo okay. Pensi male, ma no, lo pensi lo male. Lo penso veramente, ma non di te nella fattispecie. No. Penso che è un ambiente che ha delle sue stranezze, diciamo così. Ma no, ha tutto a stranezze, voglio dire, ma non sì, credo. Sì, ma il fatto che siano arrivati, io spero. Ma no, ma voglio io dire, sai, quando arrivi qui. Vabbè, ma dirti che non ha. Cosa non è vero, fastidio, tutti Morgan? Ti dimostrano. Sì, la giustificazione. Invece, considerazione. Ti fai i dischi, tieni essi e tenuti in considerazione, scrivi fatti. Sui giornali. Ma per fare i dischi devo litigare tutti i giorni ma con delle persone. Ma questo discuti, non è che devi litigare, però te li fanno fare, i soldi li investono. Pensa invece a quei poveretti che stanno a casa da domani in 30, che la discografia è in crisi. E allora voglio dire, pensa a loro, poveretti, che sono molto allora. Più fortunati. Posso dire una cosa importante? Io credo, non l'ho ascoltato, ma credo che Noemi abbia uno stupendo inedito perché me l'hanno detto. Sono curioso di ascoltarlo e spero che succeda quello che tu desideri, veramente. Speriamo! Per tutto quello che hai fatto qua. Grazie. Ciao Noemi! Ciao! Tenente, microfono! Facciamo entrare i nostri cantanti? Facciamo entrare i nostri condottieri! Per 12 settimane ci hanno emozionato! Eccoli qua! Pubblico Energia! Pubblico per la categoria dei 16-24 anni! Daniele e Yuri per i gruppi vocali The Bastard Sons of Dioniso e il Reduce della categoria di Morgan! Matteo, la prossima settimana su questo palco loro canteranno il loro inedito! Sono felice perché la musica batte sempre e solo su!